tante cose, tanti modi, tante forme fanno un sistema, quel sistema di quel periodo. Poi il cambiamento di qualcosa e poi di qualcos'altro e qualcos'altro ancora e così via per sempre, per tutti i tempi e tutti i periodi. Ognuno si forma nella propria psiche su un periodo elasticamente preciso, elasticamente abbastanza definito, insomma su quel periodo. E tutte le sue logiche di vita se le progetta seguendo quel quadro, i suoi gusti, i suoi desideri, le sue aspirazioni di cosa, come, eccetera. Ma già quando arriverà il tempo di avere un figlio, il sistema avrà avuto tanti cambiamenti che andranno ad evidenziarsi proprio in quel quadro che il figlio si farà al momento che anche lui concettualizzerà il sistema nella sua psiche. Questa generazionalità evidenzia nel tempo progressivamente ogni atteggiamento che, seppur radicalmente simile, finalizza due diverse figurazioni di quadro: il sistema del padre e il sistema del figlio. Se si moltiplica la diversità individuale dei quadri per tutti i quadri del mondo e poi ancora per tutti i quadri dei figli nel mondo, si può certamente desumere quanti quadri ne venghino fuori. E tutti ben formati nelle logiche che, comparabilmente, danno origine anche a dispute di buoni diritti e ragione.